Ciao tesori, eccoci finalmente ritornati con un nuovo video. Allora, pardon, sono scomparsa queste ultime settimane, credo 2 settimane, credo, ma davvero non sono riuscita a registrare, a parte il caldo che è inaffrontabile, poi comunque non avevo altri impegni, insomma, quindi oggi non è nel programma in realtà di registrare un video, però si è un po' rinfrescato e avevo tempo perché, dico la verità, sono andata al mercato. Oggi è sabato stamattina e sono andata al mercato, proprio al mercato contadino, se vi interessa. E ho comprato proprio la frutta, la verdura, un cocomero, insalata, insomma. Quindi, sì. E mi piace, ecco, se posso andare appunto dal contadino, quindi al mercato dei contadini a chilometro zero. E vabbè, detto questo, che non so quanto mi possa interessare. Comunque, qui ho la mia pila di roba, che qua, e ho fatto shopping per i saldi estivi. Ebbene sì, non pensavo in realtà di fiondarmi subito sui saldi estivi, però è successo. È successo, dunque niente. Allora, ho fatto un po' di shopping, non una caterva di roba, quindi sempre shopping consapevole. E nulla, prima di partire con il video, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, lasciami un bel like, davvero per me è importantissimo, mi sostenete, quindi grazie. Prima di partire con il video, cioè, guardate che bellezza questo blush. Questo è un blush di J. Katz che mi è stato omaggiato al Cosmo Prof. È pazzesco, cioè è pazzesco. Guardate che bel colore. È un rosso fragola bellissimo, che poi l'ho abbinato al rossettino. Questo è di Kiko, però era della collezione primaverile. Non so se si trova ancora o autunnale, forse autunnale. Comunque è uguale. Questo, il brand è J. Katz. È un brand americano, credo, sì, di Los Angeles, credo, eh. Comunque, bando alle ciance, partiamo con il video. Allora, ho fatto un saltino su ASOS e così, cioè un giorno, una mattina mi prendo e dico vado su ASOS. Era da un bel po' che non ci andavo, dico la verità, e ho visto appunto i saldi. Quindi, cioè capite? Ok, allora ho preso una chicca favolosa, che l'avete credo vista dalla copertina, bellissima, tratta di una borsa, super. Ma prima della borsa, vi faccio vedere altre cose. Allora, ho preso in realtà la prima volta che acquisto questo brand e spero di trovarmi bene. Questo è della North Face. Allora, ho preso questa felpa. Molto molto carina, devo dire, perché è un colore che uno non so se mi stia bene, perché di solito a me questi colori un po' beigiolini, insomma, però mi piaceva perché appunto era un po' diversa dalle mie, perché alla fine io le ho tutte fucsia le felpe, quindi volevo cambiare, e questa mi sembra molto carina ed ha la zip, il che è molto comodo e mi piace veramente tanto, e dentro è felpatina. Lo so che siamo in estate, però io queste felpe le uso appunto anche in estate. Eccola qua, adesso me la provo. È una S, una taglia S. Vi metto i link giù così vi appariranno anche i prezzi. Vabbè, dai, non so se mi stia bene questo colore, intendo, ma è larghissima, cioè, what? Ah, larghissima, ragazzi, ma. Cioè, allora, sopra ok, ma è veramente grande. Oversize. Boh, vabbè, comunque. Speriamo che appunto la possa sfruttare al meglio. Io di solito apprezzo di più la felpa, non dico aderente, però comunque che stringa un po' di più. Vabbè, comunque, questo è il tutto. Allora, qua il prezzo sicuramente non c'è. Comunque sotto vi metto il link, e questa è della linea Women's e appunto la taglia è la S. Comunque vi metterò il link. Vabbè. Bene. Poi ho preso, che me ne sono accorta veramente dopo, un paio di pantaloncini, questi della Nike.
la taglia S e standard fit, ok, e sono così. In realtà sono un po', non dico piccoli, però mi veste un po' aderente, quindi forse se avessi voluto, no, una visibilità più morbida avrei dovuto prendere la M, però di solito prendo sempre la S, quindi non sapevo questa cosa. Vabbè, adesso poi ve li farò vedere indossati in qualche modo, ma ho notato che si abbina perfettamente a questa felpa, cioè è perfetto. Di questa cosa mi piace. Ho notato inoltre che sono felpati anche questi, quindi sì, questi appunto al logo sono felpatini. Quindi sì, sono per l'estate, però magari per quelle giornate o serate un po' più fresche, quando magari vogliamo allenarci, ecco, un completo secondo me, per allenarci, ma nello stesso tempo, o magari vogliamo fare una camminata, una passeggiata, un giro, non lo so, siamo no. Perché a me piace vestirmi casual, anche se mi vedete sempre con le gonnelline, con gli abitini, cosa che come adesso per esempio, mi vesto tantissimo così. Però amo anche vestirmi in modo casual, e quindi un completino così con una t-shirt sotto, secondo me lo sfrutterò tantissimo con le serate magari un po' più fresche. Anche voi, non so, vai a prenderti un gelato, vai a fare un girettino nel luogo di vacanza, così, o anche in città, e secondo me lo sfrutterò molto. Quindi seguitemi su Instagram, così scoprirete appunto quando lo indosserò, perché vi farò sicuramente delle stories e mi trovate come Diana underscore style. Poi ho preso un altro paio di pantaloncini, poi arriva il pezzo forte, ma in realtà questi sono bellissimi, cioè questi sono stupendi. In realtà io pensavo fossero tutti rose, infatti avevo un po' di dubbio, ma invece no, cioè una gamba è rosa e l'altra è grigia. Questa è invece il brand è Adidas. E qui ho preso la taglia 40, che poi suppongo sia sempre la S, e questi sono perfetti, cioè non sono né grandi né piccoli assolutamente. Dietro sono tutti rosa e questi sono stupendi perché, ok, questo è un pantaloncino sicuramente comodo, però volete mettere questo che è lungo? Cioè più lungo? Cioè perfetto, perfetto per tutti i giorni. Se appunto andiamo a fare un giro, siamo al mare, facciamo un po' di jogging, non, appunto non vogliamo metterci, no, vestitini e cose, o in vacanza, insomma, secondo me questi in estate sono super sfruttabili. Non sono felpati, quindi molto bene. Un tessuto morbidissimo, cioè morbidissimo, questi li sfrutterò tantissimo. Poi arriva il pezzo forte, arriva il pezzo forte, siete pronti? Allora, eccola qua, ve la sto facendo vedere così in questo modo, eccoci qua. Voilà, che bella! Allora, qua c'è ancora il, sì, il cartellino, ma quanto è carina, è bellissima, ne sono innamorata, non è stupenda. Allora, il colore pesca. Abbiamo su un là la parte frontale, tutti questi non sono glitter, sono delle applicazioni lucenti. Abbiamo la sua catenellina, poi abbiamo la tracolla che io adoro e anche un borsellino, questo servirà, non so, non dico per metterci il telefono, ma per metterci i fazzoletti, ecco, per metterci i fazzoletti, questo è perfetto. E dietro, il retro, non vi ho detto il brand ovviamente, è di Steve Madden. Quindi si può sia portare così, un po' più sportivo diciamo, sia così un po' più fashion. E ovviamente si può staccare la tracolla. Cioè entrambe si possono staccare veramente perché sia la catenella che la tracolla. Io sicuramente la indosserò tantissimo a tracolla con tutto questo ambaradan perché davvero è comodissima. Ve la devo far vedere anche dentro magari, eh? Che dite? Ok. La faccio vedere anche internamente. Allora, ci togliamo tutta l'imbottitura. Eccoci qua.
Sì, dai, è abbastanza. È piccolina, perché adesso ci vado a mettere il telefono. No, però dai, ci sta. Portafoglio piccolo, telefono, chiavi, fazzolettino. Abbiamo già visto che lo mettiamo qua, quindi occupa un po' meno spazio e comunque, cioè, è troppo carino. Faccio vedere bene i dettagli. E questa appunto è la dimensione. C'è anche una taschina interna. Allora, questa ovviamente è il modello che conosciamo tutti. Che si rifà, diciamo, al modello che conosciamo tutti di Prada, la Re-Edition, che vi dico la verità, l'ho sempre bramata quella borsa. Ho sempre, no? Tutte le volte, perché mi sa che è uscita, credo che sia uscita l'anno scorso, e anche quest'anno sono usciti altri colori, c'è sia in saffiano che in nylon, come così. E io tutte le volte dico, però c'è il però, perché comunque il prezzo è elevato e non lo so, ho sempre dubitato, no? Quando ho visto lei, tra l'altro è super scontata adesso, è super scontata, quindi se mi piace il modello e il colore, perché solo in questo colore, vi consiglio assolutamente di correre. Quindi me la sono voluta prendere. È troppo carina. Cioè, dai, è troppo, troppo carina. Poi non è finita qui perché ho preso anche degli elastici che non so se si vede. Ho anche acconciato un po' i capelli, una sorta di pipullo. Sono questi elastici qui: uno azzurro, uno verde e l'altro, aiuto, l'altro è rosa. Non so se lo vedete. Pensavo che fossero un po' più ciccioni, un po' più, no? Con più tessuto e quindi facessero più gioco, no? Di volumi. Invece no. Vabbè, comunque ho notato che hanno una bella presa stretta, quindi ci sta. Bene, bellezze, io spero che questo video di così improvvisato di shopping per i saldi vi possa essere piaciuto, vi abbia intrattenuto e magari vi abbia appunto anche fatto compagnia. Vi mando un bacio, fatemi sapere se appunto siete già andati in giro per i saldi e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao bellezze!